Ciao a tutti e ben ritrovati. Il 90% dei trader perde costantemente denaro. Sicuramente avrete già sentito questa frase. Sì, perché a fronte di chi fa video in Lamborghini o da spiagge caraibiche o a bordo piscina prospettando facili guadagni milionari, c'è anche chi, d'altro canto, sbatte in faccia queste percentuali per dire che in realtà il successo in questa professione è praticamente impossibile. Cerchiamo in questo video di capire da che parte sta la verità e soprattutto capire come aumentare le proprie probabilità di accesso a quella più o meno piccola percentuale che di fatto si prende tutto. Prima di iniziare invito chi è nuovo, se gradirete il video, a mettere un like, iscrivervi al canale, attivare le notifiche, un piccolo gesto che ci aiuta a far crescere il canale. Iniziamo col dire che queste percentuali vengono fuori dai broker, non da loro direttamente ed ufficialmente, perché questa cosa disincentiverebbe ovviamente i loro potenziali clienti, ma comunque vengono fuori da chi comunque è addetto ai lavori, ha lavorato all'interno dei broker, ha visto i dati, gli account dei clienti, quindi sostanzialmente è venuta fuori un po' questa cifra. Bisogna vedere, bisogna fare le differenze dal tipo di mercati, operatività eccetera eccetera, ma per il momento diamo per buona questa cifra. La probabilità di fallire al 90% ovviamente sembra in assoluto molto alta, soprattutto se la si osserva, diciamo, da un ambiente protetto, comunque sia con molte certezze, quale può essere quella del lavoro dipendente. Tuttavia, se la contestualizziamo in un ambiente, diciamo, imprenditoriale, di business, di libera professione, questa percentuale di fatto non si discosta molto dalla probabilità di successo in un qualsiasi business che uno va ad iniziare. Venendo al nostro mondo in modo particolare, questa percentuale poi varia di fatto dai vari mercati. Se ad esempio consideriamo i mercati del Forex e CFD, questa percentuale probabilmente è ancora più alta, in quanto questo settore è un settore molto amatoriale, diciamo così, per cui sono le prime tipologie di mercato ai quali i nuovi trader si avvicinano, proprio perché c'è una barriera all'entrata bassissima. Con pochi centinaia di euro si può iniziare ad operare, magari anche con leve altissime, e questa cosa non fa che di fatto peggiorare ancora di più questa percentuale, che sicuramente è molto più alta, percentuale di fallimento intendo, perché che appunto ci sono persone meno preparate, un ambiente meno professionale e soprattutto appunto la possibilità di lavorare con leve elevatissime che aumentano enormemente le probabilità di fallimento. In altri mercati, come ad esempio quello dei future, quello delle azioni, delle opzioni, in cui c'è un po' più di professionalità, barriere all'entrata un po' più grandi, sicuramente questa percentuale è un po' più bassa. Anche qui varia poi in base al tipo di operatività, se si opera in scalping, day trading, in swing trading, nell'investing, quindi nel lungo termine, queste percentuali possono variare. In modo particolare il day trading, che rappresenta la formula 1 del trading in generale, in cui si possono avere le massime prestazioni, i massimi rendimenti nel nostro caso, ovviamente richiede la massima preparazione e la maggiore difficoltà. Poi ogni business ha le sue difficoltà specifiche. Il trading ha delle peculiarità alquanto uniche. In modo particolare adesso ci riferiamo al day trading e al massimo allo swing trading. Andiamo ad approfondirlo un attimo. Numero 1, il trading è semplice ma non facile. L'abbiamo detta più volte questa cosa: aprire un conto, di inserire qualche ordine nel mercato è una cosa relativamente facile, chiunque riesce a farlo in tempo relativamente breve. Tuttavia il tradare costantemente e quotidianamente ed avere una consistency positiva nei risultati non è una cosa per niente facile. Questo implica il fatto che ci sono molte persone che iniziano ad operare senza sapere esattamente quello che stanno facendo, e questo non può che aumentare enormemente le percentuali di fallimento. Numero 2, il tempo è completamente scollegato dai guadagni e le perdite. Questa cosa qua avviene anche in altri business, ma nel trading è veramente eclatante. Posso guadagnare altissime cifre in una frazione piccola di tempo, posso perdere grandi cifre in pochissimo tempo, posso guadagnare pochissimo lavorando tantissime ore, posso perdere pochissimo lavorando tantissime ore, posso guadagnare tanto in un singolo trade o posso guadagnare pochissimo facendo tanti trade. La cosa è completamente scollegata dal tempo e dalla quantità di azioni che facciamo. Questa cosa qui, da un punto di vista psicologico, rappresenta un'altra grande difficoltà di questo lavoro. Numero 3, in ogni business ci sono da fare delle scelte e delle azioni.
Nei business in generale spesso ci sono delle scelte e delle azioni, magari anche particolarmente importanti, che caratterizzano quell'attività in un arco di tempo abbastanza ampio, quindi quella scelta lì influenzerà i guadagni o le perdite di quell'attività per un arco di tempo anche abbastanza lungo, specie nelle scelte importanti, ripeto. Viceversa, nel trading noi quotidianamente compiamo tante scelte ed azioni e nel nostro caso ogni singola azione, quindi ogni singolo trade che inseriamo, ha un risultato, un outcome immediato, quindi vediamo subito il risultato della nostra azione. Questa cosa qua produce una grande pressione psicologica che si porta dietro tutta una serie di conseguenze deleterie se non ben gestite, per cui questa è un'altra grande difficoltà. Numero 4, il trading è palesemente contro la nostra natura umana. Noi lavoriamo con le probabilità. L'Homo sapiens, che è il nostro diretto antenato, non combatteva mai, non metteva mai a rischio se stesso, se non per difendere se stesso o la propria famiglia o per procurare cibo. Difficilmente metteva a rischio ciò che già aveva per farne di più. E invece questo è quello che proprio di fatto noi facciamo, mettiamo a rischio ciò che già abbiamo, mettiamo a rischio la nostra equity per aumentare, cioè ci prendiamo un rischio per realizzare un profitto. Questa cosa qua è appunto contro l'istinto di autoconservazione, quindi è contro la nostra natura umana. Quindi questa è un'altra grande difficoltà della nostra professione che richiede un grande lavoro per poter essere gestita ottimamente. Numero 6, il trading è un lavoro basato sulle performance e tutte le attività che richiedono alte performance sono molto energy consuming, sono molto divoratrici, consumano molta energia. Per cui la gran parte delle persone non hanno energia a sufficienza per affrontare questo tipo di attività, ma soprattutto la maggior parte non è in grado di gestire al meglio le proprie energie, quindi non sa quando è il momento di non riesce a capire quando è il momento di rallentare, quando è il momento di fermarsi per rigenerarsi e quando invece è il momento di premere fortemente sull'acceleratore. Ecco, queste sono tutte caratteristiche che rendono questa nostra professione particolarmente unica e difficile sotto diversi aspetti e sotto diversi punti di vista. Ma ora andiamo a vedere come si possono aumentare le probabilità di entrare a far parte di quel 10-15% di coloro che hanno successo in questa professione e soprattutto rimanerci quanto più a lungo possibile. Numero 1, ovviamente, come immaginerete, è avere un'ottima preparazione da un punto di vista tecnico ed orientarsi preferibilmente verso mercati regolamentati. I mercati future, ad esempio, che sono mercati regolamentati in cui noi operiamo, offrono ormai una grande informativa e di qualità, quindi danno tanti elementi informativi che vanno però saputi interpretare, quindi si deve iniziare a conoscere il mercato delle cose più basilari, dell'inserimento di ordini, dalla gestione degli ordini da parte del server dell'exchange, come analizzare bene tutti questi dati, con quali strumenti analizzarli per trarne delle informazioni e prendere decisioni di qualità. Sviluppare una metodologia che abbia un edge, ovvero sia che abbia già sulla carta dimostrato di essere profittevole. Ecco, per fare tutto questo ovviamente il consiglio per accorciare i tempi e di mettervi in tempi relativamente brevi in grado di competere nei mercati, il consiglio è quello di avvicinarvi a trader e formatori e community di trader di alta qualità. So che all'inizio questa cosa non è facile in quanto non si hanno le competenze per valutare, ma è utile dedicare un po' di tempo per capire bene a chi tra virgolette affidarsi. Per quanto ci riguarda, abbiamo portato qui in Italia tutta una serie di contenuti che erano già diffusi tra i prop trader americani per il day trading sui future, un po' meno qui in Italia. Li continuiamo a diffondere con contenuti gratuiti e programmi formativi di ogni tipo a pagamento. Al momento abbiamo attiva una promozione a numero chiuso, rimangono al momento in cui sto girando questo video 7 posti disponibili per la masterclass individuale, che è il programma formativo più completo che abbiamo, con contenuti che partono da livelli quasi base fino a livelli avanzati. Sono 32 ore di contenuti formativi più 10 ore di consulenza diretta con me, in cui c'è la massima personalizzazione della formazione secondo delle vostre esigenze, eccetera eccetera. Ecco, oltre a questo ovviamente ci sono tanti altri programmi formativi, potete dare un'occhiata sul sito se vi interessa. Però tornando a noi,
al di là che facciate la formazione con noi, che ovviamente ci fa piacere, comunque rivolgetevi a, a soggetti che vi possono fornire contenuti di qualità più che percentuali fantasmagoriche, risultati passati, eccetera, eccetera, perché quello che a voi serve è imparare a leggere il mercato e costruirvi la vostra metodologia. Numero 2, fondamentale, darsi del tempo. Se avete fretta di operare, se avete fretta di guadagnare, se avete soprattutto bisogno di guadagnare, ecco, in questo modo vi candidate a pieno per andare a appartenere a quel 90%. È fondamentale, soprattutto all'inizio, non dipendere completamente dal trading, ma avere altre fonti di sostentamento. Poi nel tempo, in base ai risultati che arrivano, decidere se farla restare una parte della vostra giornata, una parte dei vostri income, oppure dedicargli la maggior parte del vostro tempo lavorativo, se non la totalità. Questa è però una scelta che deve arrivare nel tempo e gradualmente. Fondamentale non avere fretta. Non si diventa chirurghi in pochi giorni, e così pure non si può diventare trader competenti e profittevoli in pochi giorni o mesi. È necessario del tempo. Numero 3, è fondamentale essere molto rigorosi nel risk, nel money management. Chiaramente in ogni business la gestione del rischio è importante, può pregiudicare l'attività stessa, ma qui nel trading il risk e soprattutto il money management, come gestiamo il nostro capitale, diventa fondamentale, può fare la differenza. Ed è sicuramente ancora più importante del tipo, della sofisticatezza del setup e delle modalità di ingresso e di uscita dei mercati che stiamo utilizzando. Il risk e il money management fa tutta la differenza. Numero 4, trattarsi come dei top performer, trattarsi come degli atleti, perché di fatto facciamo qualcosa di molto molto simile a loro. Quindi innanzitutto preparazione, come dicevamo, ma soprattutto poi allenamento, quindi allenare le skill, sviluppare delle routine giornaliere, sapersi valutare, saper valutare il proprio livello di energia, fare journaling, quindi fare un diario di trading sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista della performance, concedersi i giusti periodi di riposo e recupero, eccetera eccetera. Quindi trattarsi come dei top performer, molto importante questo. Numero 5, comprendere a fondo che è un lavoro che si basa sulle probabilità. Questa è una cosa semplice da comprendere, l'abbiamo sentita tante volte, ma invece molto difficile per tutti noi acquisirla a livello profondo. I casi sfavorevoli fanno parte delle probabilità. Se abbiamo un hit rate del 70%, quel 30% dei casi può e deve accadere. E può accadere, e di fatto accade, anche in quei setup che secondo la nostra metodologia sono dei setup a 5 stelle. Quel 30% deve accadere, si deve verificare, quindi sta a noi come gestirlo al meglio. È importante capire che non dobbiamo avere ragione, non siamo pagati in questo lavoro per avere ragione. Lo stesso Martin Schwarz, uno dei più grandi top trader off floor dell'epoca moderna, ha detto che egli stesso ha iniziato a guadagnare quando ha divorziato dal proprio ego, ha smesso di voler avere ragione e si è concentrato di più su quello che lui dice il cash ring, quindi sul suono del registratore di cassa, quindi si è concentrato più sul guadagnare che sull'avere ragione, che sono due cose profondamente diverse. Di fatto si guadagna non tanto avendo ragione, ma eseguendo in modo meticoloso una strategia che abbia un edge. Capite quindi che l'aspetto psicologico-mentale fa tutta la differenza, ed è per questo che nel nostro programma formativo abbiamo riservato un'area chiamata Self Knowledge, la massimizzazione della performance, esclusivamente dedicata a questo aspetto mentale. Questo proprio perché una volta acquisite le skill tecniche necessarie, se non si ha un mindset giusto, tutte quelle nostre conoscenze non si tradurranno mai in risultati. Questa cosa è ben nota a chi ha già operato nei mercati finanziari. È stato detto che il trading è il modo più costoso per imparare a conoscere se stessi. Numero 6, procedere per step. Non importa quanto capitale tu abbia, anche se hai grandi disponibilità di denaro, è importante iniziare con somme molto molto piccole. In questi 8 anni di formazione purtroppo sono venuto a conoscenza di horror stories, storie veramente pesanti di persone piuttosto facoltose che si sono avvicinate al trading, hanno investito da subito, hanno utilizzato da subito
delle cifre importanti, hanno subito perdite veramente pesanti. Questa è una cosa molto stupida da fare, quindi anche se avete una grande quantità di denaro a disposizione, per cui magari lavorare con un micro vi sembra una cosa ridicola, non importa. Iniziare in modo molto molto graduale, con uno, per quanto riguarda i future, con uno o due contratti micro al massimo, poi man mano che arrivano i risultati è sempre possibile aumentare il sizing, passare contratti mini e fare quello che volete, però devono essere i risultati che ci guidano in tal senso, non il capitale che noi abbiamo a disposizione, ok? Perché nei mercati finanziari è possibile diciamo bruciare tra virgolette anche somme particolarmente importanti se non si è consapevoli di quello che si sta facendo. La parola successo non è un qualcosa di assoluto, non è che per avere successo nei mercati finanziari si deve per forza trasformare un conto di poche centinaia di euro o di qualche migliaio in milioni. Questi sono i top trader e paragonabili ai top atleti, ai super campioni. Ho messo giorni fa un post su Instagram di Michael Marcus, un grandissimo trader, che dice che chi ha fatto performance stratosferiche è in realtà come un grande violinista, un grande musicista, è necessario del talento, delle doti magari con cui ci si nasce per poter fare quello. Tuttavia per raggiungere delle buone performance, comunque essere consistentemente profittevole nei mercati, ecco, queste sono delle capacità che chiunque a suo modo di vedere può acquisire, è una cosa che io stesso ovviamente condivido. Quindi successo significa essere in grado di estrarre con una certa consistenza denaro dal mercato e poi ognuno di noi decide o comunque sia è predisposto per un determinato ammontare. Questo dipende ovviamente dal capitale che si va ad utilizzare, dipende anche però dalla tolleranza al rischio e da alcune caratteristiche personali. Quindi quel 10-15% non è fatto solo da super campioni, ma anche da trader che riescono con consistenza a tirar fuori denaro dal mercato, che loro reputano più che sufficiente per le proprie attitudini, le proprie capacità e per il proprio stile di vita. Numero 8, ultimo ma non in ordine di importanza, non sentirsi mai arrivati ed avere sempre il massimo rispetto per il mercato. Non importa quanto positivi possono essere stati i nostri risultati in passato, bisogna sempre continuare a fare ricerca, a migliorarsi, ad alzare un po' di più l'asticella, sempre nel massimo rispetto del mercato. Ricordo nei primi tempi in cui mi sono avvicinato a questa professione, un trader veterano con molta esperienza mi disse: ricordati Roberto che in questa professione, fin tanto che stai operando attivamente, dovrai considerarti sempre potenzialmente ad un click dal disastro. Questo a significare che per quanto uno può aver fatto bene, e ci sono tanti esempi in tal senso anche di grandi trader, si possono distruggere anche somme importanti se si abbandonano le regole di risk money management che ci siamo dati fino a quel punto. Ecco, tutto questo vi darà garanzia di successo, vi darà garanzia di appartenere a quel 10-15%? Certamente no, in quanto la performance poi la dobbiamo fare noi, nessuno può fare il click per noi, nessuno può prendere decisioni per noi. Tuttavia l'osservare questi aspetti che abbiamo elencato sicuramente vi aiuterà a mettervi nella giusta direzione. Ecco, questo è quanto sull'argomento, in bocca al lupo a tutti, grazie per l'attenzione, a presto e buon trading.